Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Tenta di uccidere il cugino per soldi, arrestato un 19enne. Può definirsi sicuramente un miracolato Antonio Terracciano, il 23enne che suo cugino 19enne, Enrico Terracciano, aveva deciso di uccidere, malgrado appartenessero allo stesso gruppo camorristico, per un dissidio sorto nell'ambito dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Sopravvisse all'agguato avvenuto il 15 marzo scorso ad Acerra, nonostante il colpo di pistola alla testa. Il giovane venne accompagnato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari gli estrassero un'ogiva dalla nuca. Oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e la DDA hanno arrestato, contestandogli i reati di tentato omicidio volontario e porto e detenzione illegale di arma da fuoco aggravati dalle modalità mafiose, Enrico Terracciano. I cugini sono ritenuti dagli inquirenti entrambi legati al gruppo camorristico tedesco Terracciano, che opera ad Acerra in provincia di Napoli. Enrico avrebbe deciso di assassinare il cugino, verosimilmente per una somma di denaro non corrisposta dalla vittima. La Guardia di Finanza sequestra un'autofficina e una ditta tessile a Napoli. Un'autofficina e una ditta tessile, entrambe abusive e sconosciute al fisco, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, che ha anche denunciato due persone, una delle quali per reati ambientali. Nell'autofficina i finanzieri di Ottaviano hanno messo i sigilli a diversi macchinari utilizzati per la riparazione delle vetture e soprattutto 3 tonnellate di rifiuti e 500 litri di olio esausto. Il gestore, un 54enne, è stato denunciato. I militari hanno individuato e sequestrato anche una ditta tessile nel quale c'erano, tra l'altro, 3 lavoratori in nero. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un 47enne di origini cinesi per reati ambientali e per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I militari hanno messo i sigilli a un immobile di circa 200 metri quadrati che ospitava l'azienda, numerose attrezzature professionali, oltre 120.000 capi di abbigliamento neutri, ancora senza marchio, nonché circa 90.000 accessori tra cartellini, stampelle e bottoni che sarebbero stati utilizzati per completare e rifinire prodotti semilavorati per l'immissione sul mercato. Siamo in collegamento con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli. Salve, grazie per essere nuovamente collegato con noi. Ben trovato, dottor De Magistris. Grazie, grazie a voi e ben rivisti. Allora, una situazione veramente difficile dal punto di vista economico, anche se a Napoli arrivano tanti turisti che possono rappresentare una boccata d'ossigeno, il paese è in crisi. Secondo lei, le misure messe in campo dal governo sono sufficienti a cominciare dal caro carburante, dal caro energia? All'azione del governo è inadeguata e insufficiente. Caro bollette precedenti alla guerra, caro carburante, caro energia, c'è un aumento delle disuguaglianze nel nostro paese. La vita, il costo della vita aumenta, i prezzi aumentano, i salari sono sempre gli stessi. Le risposte in maniera energetica sono pericolose, quelle del governo Draghi. Propongono carbone, propongono fossile, propongono inceneritori, rigassificatori. Insomma, stiamo di fronte al governo dei peggiori ormai. Prima poteva sembrare uno slogan o propaganda politica, la mia valutazione è molto negativa. Anche sul piano della guerra, questo governo non convince, non ha un'azione forte, non ha un'azione convincente sul piano sociale, economico. Abbiamo visto anche le dichiarazioni del procuratore Gratteri sul fatto che la parola mafia, la parola corruzione, la parola, quindi aggiungo io, questione morale, sia fuori dall'agenda di questo governo. Insomma, c'è da essere molto preoccupati fino a quando non cambierà lo scenario politico nel nostro paese. Sono stati celebrati 30 anni dalle stragi Borsellino e Falcone. Quanto è cambiato lo scenario politico nella nostra Italia? Beh, chi sta scegliendo con molta probabilità il prossimo sindaco di Palermo sono Totò Cuffaro e Marcello De Lutri, entrambi con condanne per fatti di mafia. Se noi non stiamo attenti, rischiamo che fra qualche anno le commemorazioni di Falcone e Borsellino le faranno loro o chi per loro. Si parla troppo poco di mafia. E questo fiume di denaro pubblico che attendiamo può essere da una parte un'opportunità ovviamente straordinaria per il nostro paese, ma può essere un'ulteriore straordinaria opportunità per quella borghesia mafiosa, cioè per quella cementificazione dei rapporti tra mafie, politica ed istituzioni. Non mi piace l'atteggiamento della politica nazionale,
Non mi piace il fatto che si abbia insofferenza nei confronti di chi cerca ostinatamente verità e giustizia. Ecco la solidarietà ai giornalisti di Report, perché se dopo 30 anni la magistratura da sola non basta, meno male che ci sono ancora giornalisti, intellettuali, opinionisti, anche gente comune che non si rassegna a vivere in un paese in cui lo Stato non ha quella sufficiente determinazione per dirci la verità sul perché fu fatta la strage di Capaci e perché fu fatta la strage di Via D'Amelio, dove perso la vita, tra gli altri, ovviamente, i nostri giudici eroi Falcone e Borsellino. Dottor De Magistris, come in ogni momento di grande crisi, la camorra alza il tiro, la criminalità è una concretezza purtroppo in questo periodo. Lei, da ex sindaco della città di Napoli e soprattutto da uomo delle istituzioni e da magistrato, è preoccupato di questo momento così difficile e con l'arrivo di questi soldi del PNRR che chiaramente fanno gola alla malavita? Ma facciamo un distinguo, concludo il ragionamento sul PNRR, sono molto preoccupato, perché non vedo quella tensione morale, quella competenza e quella caparbietà in chi in questo momento guida la città. Quindi sono molto preoccupato, ci sono conflitti di interesse anche nell'amministrazione comunale, ci sono segnali di vicende gravi sul piano giudiziario che hanno coinvolto persone molto vicine anche ai governi regionali e comunali, e questo è il tema della questione morale, della corruzione, del compromesso al ribasso. Poi vedo invece un grave peggioramento della situazione della sicurezza in città. Io sto girando molto e vedo una recrudescenza criminale, vedo un controllo del territorio in affanno, un sindaco invisibile nelle strade, non c'è una visione di città, non c'è un'autorevolezza, a mio avviso, nemmeno nelle sedi istituzionali dove nel passato c'è stata una forte sinergia tra istituzioni locali. Il sindaco non è direttamente competente, ovviamente, sul piano della prevenzione dei reati, ma conta molto le modalità con cui agisce il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, conta molto le modalità con cui dà e indica una strada al proprio territorio, alla propria città, come si rapporta con le istituzioni nazionali. Forse se il sindaco si rendesse conto di essere sindaco, mi riferisco a Manfredi, forse qualche colpo in più lo potrebbe anche battere, colpo ovviamente intendo in senso democratico, in senso istituzionale, sul tema della sicurezza in città. Per quanto riguarda, insomma, lei ha citato l'amministrazione comunale, secondo lei la mancanza ancora di assessori, perché non sono stati scelti, perché la politica non è stata in grado di scegliere gli assessori delle municipalità, tranne la municipalità guidata da Fucito, che insomma ha preso questa decisione, ha eletto i suoi due rappresentanti, una casella l'ha lasciata ancora vuota, secondo lei questo è il fallimento della politica? In un momento così complesso le municipalità possono svolgere, anche a proposito della sicurezza, un ruolo fondamentale sul territorio, ma devono essere, diciamo, perfettamente funzionanti? Ma guardi, me lo consente, un fatto inqualificabile. Cioè, dopo 8 mesi dalle elezioni, che non ci siano i governi delle municipalità, cioè dove poi bisogna garantire la maggior parte dei servizi che interessano ai cittadini, proprio quelli della vita quotidiana, dimostra come questa maggioranza sia ostaggio delle correnti, dei capi corrente, dei capi di sottocorrente, forse peggio ancora. Cioè, questo è un fatto proprio di mancanza di rispetto nei confronti della città. Io l'unico atto che ricordo significativo dell'amministrazione è la quadruplicazione degli stipendi e poi l'ordinanza sulla movida, che oltre a essere stato un totale fallimento sta producendo, mentre non c'è appunto un miglioramento del livello di sicurezza in città, c'è una costante attività repressiva nei confronti delle attività economiche, nei confronti dei giovani, nei confronti della vita della città, come se il problema delle città fossero le attività economiche, i commercianti, quei giovani che con coraggio negli anni passati hanno investito nella nostra città. Insomma, manca completamente una visione di città, o peggio ancora, forse si vuole una Napoli spenta, una Napoli con meno energia, una Napoli meno sicura,
una Napoli non più al centro dell'attenzione internazionale per cultura, grandi eventi, mobilitazione, credibilità e serietà. Le posso chiedere, secondo lei, se ciò che sta accadendo appunto all'interno delle municipalità fosse accaduto nella gestione De Magistris, cosa sarebbe successo? Si sarebbe gridato allo scandalo? Ma dottoressa, non mi faccio fare una polemica. Io penso che se quello che è accaduto in questi 8 mesi, o per meglio dire che non è accaduto, fosse solo un decimo accaduto sotto la mia amministrazione, stavamo ai titoli di apertura di molti autorevoli quotidiani cittadini che l'avrebbero rimbalzato a livello nazionale, saremmo stati, come dire, messi come bersaglio nel mirino, quello che hanno fatto per tanti anni. Ma per noi va bene così, perché i napoletani stanno capendo sempre di più che noi siamo stati attaccati perché eravamo onesti, autonomi, liberi e veramente amavamo la città. Oggi c'è altro, c'è una partita evidentemente di interessi, però prima o poi evidentemente anche chi oscura i fatti, oscura le notizie, non fa critiche, si dovrà accorgere che così facendo veramente si rischia un declino e si può perdere una grande opportunità come quella dei soldi pubblici che stanno per arrivare, e speriamo che non vadino nelle tasche, nelle teste, nelle modalità di azione di quella politica che questa città ha già conosciuto. Durante i festeggiamenti per i 130 anni del Mattino a Palazzo Reale, i sindaci hanno chiesto a gran voce una cosa che lei ha chiesto sin dall'inizio del suo insediamento: la gestione diretta dei fondi europei ai sindaci, perché noi sappiamo che c'è un passaggio, i fondi europei arrivano, poi è la regione che diciamo decide in base a delle richieste dei comuni. Invece lei ha sempre portato avanti questa battaglia insieme ad altri sindaci. Secondo lei si potrà arrivare a ciò? Ma è una battaglia che ho fatto addirittura dai tempi del Parlamento europeo, quando ero il presidente della Commissione Controllo Bilancio, l'ho fatta da sindaco, non siamo riusciti mai a spuntarla, anche se noi tanti fondi europei ce li siamo andati a prendere, pensiamo ai bandi delle periferie per le vele, pensiamo ai nuovi treni della metro che stanno per andare in circolazione, quindi l'ho fatto nonostante governi nazionali e regionali si siano messi di traverso. Oggi mi fa piacere ovviamente che si continua questa battaglia, che è una battaglia dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e mi auguro, perché io non vivo né di rancore né di spirito di invidia, che prima o poi questo risultato possa essere ottenuto, e se questo accadrà è anche per le tante battaglie che sono state fatte. Però cominciamo anche a chiedere conto a chi finora ha detto che nulla si muove perché non ci sono i soldi. Adesso i soldi sono arrivati, vorremmo anche vedere qualcosa in più. Noi abbiamo governato tanti anni senza soldi perché deliberatamente, come hanno confessato la maggioranza del governo in carica, i soldi non venivano dati per colpire Napoli e per colpire i napoletani. Dottor De Magistris, prima di salutarci, ci dica, continua il suo progetto di costruzione politica in vista delle elezioni del 2023? Sappiamo che le campagne elettorali si devono preparare per tempo, soprattutto se si vuole arrivare ad obiettivi ambiziosi. Ma non è una campagna elettorale, però è un'attività costante, incessante, continua e giornaliera, come io so fare politica, cioè andando tra la gente, ascoltando ovviamente in tutta Italia, portando quella convinzione della necessità di una coalizione popolare, un'unione popolare tra tutti quelli che non sono allineati al sistema, i pacifisti veri, gli ambientalisti veri, quelli che vogliono veramente l'attuazione della Costituzione, la lotta alle mafie, un paese meno ingiusto, con meno disuguaglianze, in cui si possa avere un salario maggiore, si possa avere un lavoro come diritto e non solo che aumentano le bollette e il costo della vita, insomma tutte cose che si possono fare, ma lor signori che si riconoscono oggi tutti nel draghismo, compreso quelli che hanno deluso come 5 Stelle, loro vogliono solamente la preservazione del potere, ormai è chiaro a tutti. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo, proveremo a farci trovare pronti fra un anno, quando poi sì, dovrà cominciare una campagna elettorale difficile, ma che faremo come sempre con la passione che ci contraddistingue. Allora, dottor De Magistris, grazie per il suo intervento, buon lavoro e a presto, arrivederci. Grazie a voi, buona giornata. Green Med Symposium.
Green Med, una maratona di 3 giorni ricca di appuntamenti alla stazione marittima dedicati ai fondi europei, alla programmazione per il Sud, ai temi della transizione ecologica e digitale, alla gestione dei rifiuti nelle regioni del Mezzogiorno, all'innovazione tecnologica. Green Med Symposium nasce dal bisogno di alfabetizzare i territori sulla necessità di dare un approccio di tipo industriale innovativo alla gestione delle tematiche ambientali. Si svolgerà dall'8 al 10 giugno, presentazione in conferenza stampa a Palazzo della Regione in via Santa Lucia, così il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Per noi è un'occasione per fare un bilancio del lavoro fatto in campo di politiche ambientali ed è stata un'occasione anche per portare a Napoli un grande evento fieristico, un grande evento anche di riflessione ambientale che è Ecomondo, la fiera che si svolge a Rimini, che è il più grande evento relativo all'economia circolare che si svolga in Europa insieme con la fiera di Monaco. Ora noi presenteremo il quadro del lavoro che abbiamo fatto, che è un lavoro immane. Presenteremo lo stato del lavoro per quanto riguarda l'eliminazione delle ecoballe. Sapete che abbiamo già avuto un risultato straordinario, la cancellazione di un terzo della sanzione europea. Credo che entro l'anno elimineremo tutta la sanzione europea perché abbiamo cominciato a realizzare impianti per lo smaltimento di ecoballe. Entro il 23 completeremo quasi la soluzione del problema. Dobbiamo accelerare, ma questo dipende molto dai comuni, i tempi di realizzazione degli impianti di compostaggio. Abbiamo pienamente in corso il lavoro per il ciclo delle acque. Più grande investimento che facciamo per il PNR sarà la diga di Campo Lattaro a Benevento. Dobbiamo lavorare per fare nuove reti idriche per evitare di perdere per strada la metà dell'acqua che mettiamo in rete e dobbiamo completare definitivamente i grandi progetti di depurazione e disinquinamento che riguardano l'area nord di Napoli, ma già ci siamo, Reggi Lagni e soprattutto il recupero del Sarno. Anche qui il lavoro è pienamente in corso. Credo di poter dire che veramente è un anno e mezzo e saremo la regione d'Italia più ambientalmente avanzata, sia dal punto di vista del controllo ambientale. Sinceramente non c'è nessuna regione d'Italia che abbia fatto i controlli così intensi sui terreni agricoli, sulle falde acquifere e sulle emissioni atmosferiche. Il grande nuoto fa tappa a Napoli per la quinta edizione Grand Prix alla piscina Scandone. Sicuramente si daranno battaglia in vasca per raggiungere il proprio obiettivo stagionale. Allo stesso tempo, diciamo, molti delle gare in programma vedranno praticamente come finale, a seconda che si tratti di 150 o di altre, diciamo, distanze, in vasca praticamente i migliori atleti nazionali che fino ai campionati italiani scorsi di Riccione hanno fatto praticamente la gara finale. La presentazione al Comune di Napoli nella sala Pignatiello, l'assessore allo sport del Comune Emanuela Ferrante, dopo il Giro d'Italia, auspica un turismo legato agli eventi sportivi. Fino ad oggi credo che il turismo, abbiamo vissuto di turismo ma in via, come dire, indiretta e casuale, perché la città di Napoli ha le bellezze tali che da attrarre tanti turisti. Tuttavia credo che un ragionamento, anche in termini naturalmente di utilità economica, vada fatto proprio e sviluppare quindi un turismo sportivo che qui non esiste, da cui siamo stati, come dire, baciati in senso favorevole per il Giro d'Italia, che fortunatamente siamo riusciti a portare qua, ma sarebbe bello poter pensare di avere quantomeno un grande evento ogni anno che porti turismo sportivo. Nella tisaneria del Bosco di Capodimonte, presentata Radio Live FM. Nella nuova tisaneria del Bosco di Capodimonte è stata presentata la nuova Digital Radio Culturale Audio Live FM. Il progetto nasce da un'idea della direttrice artistica Rosanna Astingo. L'obiettivo è quello di raccontare l'arte in tutte le sue forme. Audio Live ha una duplice missione: arricchire e incuriosire l'ascoltatore, invogliandolo a riappropriarsi di un patrimonio, quello culturale, vivendolo in prima persona.
Così Stefano Valanzolo, direttore responsabile della testata. L'idea è che si possa raccontare qualcosa attraverso la parola e attraverso la parola dare un'idea di quella che è l'immagine è una cosa molto bella, molto poetica, molto romantica. Poi è chiaro che c'è anche l'indotto, cioè che tutto questo può diventare motivante nei confronti di un pubblico che stimolato dalla parola poi vuoi andare a catturare anche l'immagine, ma questo viene dopo. A chi fa la radio spetta il compito di raccontare l'arte attraverso la parola. La parola è potentissima, se usata bene può arrivare ovunque. Un progetto che vuole coinvolgere i giovani fin dalle scuole, dove ci sono tanti ragazzi e ragazze di talento con voglia di comunicare e l'esigenza di farsi ascoltare. AudioLive punta su una sinergia tra le tante forme di comunicazione per fare cultura, diffondere musica, raccontare bellezza, parlare di arte. Soddisfatta Rosanna Astingo, direttore artistico della radio. Presentiamo alla stampa AudioLive FM, che è la prima digital radio interamente dedicata alla cultura, un progetto che nasce a Napoli sulla base di un altro progetto che ha avuto grande risonanza mediatica, che è Radio Capodimonte, che è stato il primo progetto di radio all'interno di un bene culturale, un progetto nato nel 2018 che però insomma si era un po' fermato, ma che abbiamo ripreso con LiveNet SRL, con una società di comunicazione sempre basata a Napoli, che vuole appunto divulgare musica e cultura a tutti i livelli. Vogliamo partire dal territorio perché riteniamo che la Campania, che Napoli sia veramente un territorio pieno di tesori, questo è sicuramente una certezza, però appunto proprio perché vogliamo fare rete, vogliamo che tutti coloro che sono interessati a fare rete con noi sul territorio nazionale possano essere i benvenuti. Libere di vivere a Napoli, l'evento per diffondere l'educazione finanziaria e contrastare la violenza economica. La violenza economica contro le donne è la forma che più di ogni altra impedisce la parità di genere perché non consente l'emancipazione, la crescita personale e culturale, ma soprattutto obbliga la donna a dipendere economicamente dal proprio compagno. Ad affermarlo è Claudia Segre, presidente del Global Thinking Foundation, fondazione nata nel 2016 per diffondere l'educazione finanziaria e digitale con l'obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale nel corso della sesta tappa del Tour 2022 del progetto Libere di Vivere, giunto alla terza edizione che si è svolto a Napoli in collaborazione con Banca di Credito Popolare, Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, Onlus e Anonima Fumetti. Un caso per tutti riguarda proprio una signora che si è rivolta ai nostri sportelli di Salerno, Veronica, la quale ha firmato una fideiussione per aiutare il marito a comprare un nuovo pulmino per il suo lavoro, ma è l'atteggiamento opportunistico dello stesso che ha smesso di pagare il mutuo pensando che intanto la prima casa non te la porta via nessuno e soprattutto ha sottostimato la situazione difficile lavorativa, ha fatto sì che la banca si rivalesse su di lei, che è una lavoratrice part time, per quanto riguarda il ripagamento di questa garanzia che aveva dato e che non rispondeva a quel suo stipendio part time, evidentemente insufficiente a coprire questa situazione. L'abbiamo assistita, abbiamo lavorato intensamente con la banca per aprire un conto personale alla donna, altro problema grave in Italia, il 25% di donne non ha un proprio conto personale e quindi salvaguardare il suo stipendio pur mantenendo il pagamento regolare delle bollette del mutuo sul conto condiviso col marito, che è stato diciamo convinto a ritornare a collaborare a una condivisione del budget familiare più responsabile e consapevole. Purtroppo hanno dovuto vendere la macchina per coprire la garanzia e adesso stanno uscendo da una situazione di sovraindebitamento che con questa grave crisi economica porta purtroppo molte famiglie a scendere sotto la soglia di povertà. Filo conduttore di quest'anno è appunto la cyber security come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere. Nella sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria La Nova, il workshop dal titolo Competenze digitali ed equità sociale, quando la prevenzione si fa cyber. Intervenuti Mauro Ascione, presidente della Banca di Credito Popolare, Marco Salvatore, presidente della Fondazione Salvatore e fondatore Polimina, Scuola di Politica Milano-Napoli. Ci dà l'opportunità appunto di focalizzare alcuni di quelle che sono le mission
della nostra banca, che non pensa solamente, diciamo, al proprio tornaconto economico, ma ha la grande responsabilità sociale, e quindi con questa di indirizzare anche i propri sforzi, accompagnare queste bellissime manifestazioni verso anche il recupero in qualche modo di una socialità. Napoli è una società che generalmente tutti credono che include facilmente le persone e anche le persone in difficoltà. Questo a mio avviso purtroppo non è vero, e le persone in difficoltà hanno ancora molti problemi, e questa campagna di includere le persone a mio avviso è molto ma molto importante. Bianco è il colore della mia unicità, con il patrocinio morale del Comune di Frattamaggiore, l'associazione APS in punta di piedi, in collaborazione con altre associazioni, ha promosso una giornata nel nome dell'inclusione, andando a sostenere e promuovere proprio l'inclusione sociale. Tema portante della manifestazione è il libro Bianco, il colore della mia unicità, perché come in un astuccio di colori, il colore bianco, se saputo usare, ha la stessa valenza di tutti gli altri colori, anzi in alcuni casi può essere protagonista o di supporto a tutti gli altri. L'evento si è svolto nella villa comunale di Frattamaggiore. Se volete interagire con la nostra redazione potete sempre farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339 46 28 565. Un servizio. Rispetta la tradizione e la sua vocazione di teatro popolare la prossima stagione del Trianon Viviani di Napoli, strizzando però anche l'occhio alla contemporaneità e senza tralasciare il suo ruolo in un quartiere come Forcella di presidio culturale che prova a fare da argine all'arroganza criminale tornata prepotente nelle ultime settimane. Sul palco con la direttrice Marisa Laurito e il presidente Giovanni Pinto c'è l'attore Nello Mascia, protagonista di Viviani per strada, che si svolgerà a settembre, c'è il regista Francesco Saponaro, reduce dal grande successo della Donna immobile. Si alternano tra i relatori anche Toni Cercola, l'artista Gianni Valentino, che sul palco del Trianon a febbraio porterà con Lello Tramma l'innovativo Totò Poetry Culture, Toni Esposito e tanti altri artisti che si esibiranno per la programmazione 2022-2023. Ma all'esterno del teatro continuano ad avvenire cose gravi, denuncia Marisa Laurito, e il teatro non può essere lasciato solo nel suo ruolo di avamposto di cultura e legalità. Noi siamo molto vicini a questo quartiere, siamo molto attenti, abbiamo il regista raffinatissimo Davide Iodice, anche pedagogo, che si occupa di avere una serie infinita di laboratori qui in teatro. Quest'anno abbiamo ospitato 300 ragazzi, che non è pochissimo, e quindi siamo molto attenti. Io l'altro giorno sono andata a mangiare per esserci, per far vedere che io ero presente in questa situazione, in questo ristorante Cala la Pasta, dove è stato fatto un atto veramente molto sconsiderato. Non l'atto in sé, perché si sono lanciati con la moto per una disgrazia, per un incidente sui tavoli, colpendo purtroppo una signora che stava lavorando lì, che ancora non si è ripresa, e speriamo che ce la faccia. Voglio fare un appello prima di tutto Io credo fortemente che queste cose dovrebbero terminare, e per terminare ci vuole una forza politica pesante, perché io metterei in ogni angolo di strada dei controlli, qualcuno che stia lì a controllare che queste cose non accadono. Seconda cosa, voglio appellarmi proprio a questi camorristi, ma io gli voglio dire questo: ma veramente, come diceva Luciano De Crescenzo, ma chi ve lo fa fare? È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, continuate a seguire i nostri programmi, ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Televomero Notizie, arrivederci.